Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Oggi è Sabato Santo, un giorno aliturgico. Infatti non ci sono messe. La messa della veglia pasquale viene celebrata dopo il tramonto del sole e quindi ci troviamo già liturgicamente nel giorno di domani. Il giorno aliturgico non significa giorno in cui noi non preghiamo. Noi preghiamo e vogliamo unirci al Cristo che contempliamo nel sepolcro. In verità, la liturgia orientale parla di Cristo che è sceso agli inferi e anche noi lo diciamo nel Credo Apostolico, quello con la formula più breve, discese agli inferi e risuscitò da morte. Cosa significa discese agli inferi? Significa che condivise fino in fondo quella che è la condizione dell'uomo nella morte. E secondo i padri della Chiesa, egli scende agli inferi per liberare tutti coloro che hanno atteso la salvezza del popolo di Israele e di tutta l'umanità. E il primo ad essere liberato è proprio il primo uomo, Adamo. Ecco, io credo che il Cristo nel sepolcro, il Cristo che scende agli inferi, ci fa sentire tutta la vicinanza del Signore a coloro che sono morti, a coloro che sono moribondi e a coloro che vivono qualche forma di morte nel loro cuore, delusioni, sofferenze. Quante realtà nella vita dell'uomo danno la morte? Il Signore è vincitore del peccato e della morte, perché egli non la tocca da lontano, non la vince da lontano, ma la sconfigge dal di dentro. E in questa giornata noi ricordiamo anche che l'unica lampada rimasta accesa nel mondo a sperare, a credere nella risurrezione di Gesù è stata Maria. Il titolo mariano del sabato, secondo alcuni studiosi, ha proprio origine dal fatto che Maria è la donna del Sabato Santo. Per questo, oggi alle 10, sulla nostra rete Facebook diocesana, sarà trasmessa l'Ora della Madre, un momento di preghiera che si terrà nella chiesa di Sant'Antonio, davanti all'immagine, ecco, della Madonna della Pietà, cara alla nostra tradizione, è la Madonna che attende e che ci insegna ad attendere. Il nostro presepe pasquale con la croce, con Maria, con la parola di Dio, con l'immagine delle persone care, ecco, si arricchirà come il sussidio video di Don Giuseppe Ciarcello vi suggerisce, si arricchirà anche di un cero e dell'acqua, che potranno essere quei segni che ci ricorderanno la veglia pasquale, ma questo nel pomeriggio. Noi questa mattina vogliamo fermarci davanti al sepolcro in attesa con le parole del Salmo 15 e poi ascoltando un brano che ci parla della morte e della risurrezione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Leggiamo insieme e preghiamo il Salmo 15. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Agli idoli del paese, agli dei potenti andava tutto il mio favore. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e il mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è stupenda. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo santo veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Belle le parole fiduciose del salmista, sono le stesse di Gesù. Non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la fossa. E l'atto di fede con il quale Gesù si è addormentato nel sonno della morte, dicendo: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, dicendo: tutto è compiuto, perché tutto si è compiuto nell'amore. Cari fratelli e sorelle, questo brano ci dice che la morte non è più solitudine, la morte è diventata il luogo che Dio ha visitato perché diventi luogo da cui rinasce la vita. Per questo, nella Pasqua ci viene data la speranza più grande, la speranza più bella. Noi certo ci faremo gli auguri pensando soprattutto alla risurrezione e ai ricominciamenti dopo il problema e l'epidemia del coronavirus, ma pensate che la speranza che Gesù risorto ci dà è ancora più grande. È una speranza di vita eterna, è una speranza di risurrezione che deve animare tutte le nostre speranze terrene, perché quando una persona lotta per conquistare qualcosa in un'aspettativa di vita, in una prospettiva di vita che può essere lunga, è bello, però quando una persona lotta, agisce, spera, crede, ama in una prospettiva di eternità, allora il suo impegno diventa grande. Può dire: vale la pena fino in fondo dare la vita, vale la pena fino in fondo continuare ad amare. Il Signore risorto ci dia veramente tanta speranza. E voglio leggervi il brano della lettera ai Romani di San Paolo, che mette in correlazione la morte di Gesù e la sua risurrezione. Leggiamo il brano dalla lettera ai Romani. Lettera ai Romani, capitolo 6, versetto 8. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo risorto dai morti non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutto, per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Il peccato dunque non regni più nel vostro corpo mortale, così da sottomettervi ai suoi desideri. Non offrite al peccato le vostre membra come strumenti di ingiustizia, ma offrite voi stessi a Dio come viventi, ritornati dai morti, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Parola di Dio. Morte, morte al peccato e vita in Cristo. E una vita che fa di noi delle persone che, come dice San Paolo, si offrono a Dio, offrite voi stessi. Vedete, noi celebriamo l'Eucaristia,
riceviamo il corpo e il sangue di Cristo perché la nostra vita diventi un'offerta viva al Signore. E se questi giorni sentiamo il bisogno dell'Eucaristia, sentiamo la fame del corpo e sangue di Cristo, ecco, il Signore ci dà certamente il suo abbraccio e la sua forza perché la nostra vita possa diventare davvero un sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. La nostra esistenza diventi davvero Eucaristia. Cari fratelli e sorelle, voglio esortarvi a vivere questa giornata pensando a tutte quelle persone che vivono situazioni di morte e pregando per loro e dicendo continuamente: Signore, io credo, tu sei la risurrezione e la vita. E preparandoci già questa sera alla veglia pasquale. La veglia pasquale quest'oggi sarà celebrata in tutte le chiese della diocesi alle ore 20. Potremo sintonizzarci o potremo seguire altre emittenti televisive, in primis TV 2000 con la messa del Papa alle ore 21. Però, cari fratelli e sorelle, non dimentichiamo di pregare accanto al nostro presepe. Ci sarà un cielo, ci sarà dell'acqua. Ecco, accendiamolo. Don Giuseppe, ecco, propone di portarlo in giro per le nostre stanze, questo cielo acceso, dicendo: Cristo, luce del mondo. E poi quell'acqua, che non è certo l'acqua benedetta, ma ricordiamo davanti a quell'acqua il nostro battesimo e rinnoviamo le nostre promesse battesimali. Promesse battesimali che dicono la nostra risurrezione a Cristo. E io voglio suggerirvele già per la liturgia di questa sera, quella domestica, perché ciascuno di voi possa, davanti alla croce di Cristo, che è la croce del crocifisso risorto, rinnovare la propria fede prima di darsi gli auguri di una santa Pasqua. Al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo insieme la professione di fede battesimale con la quale abbiamo rinunciato a Satana e ci siamo impegnati a servire Dio nella Chiesa. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Rinuncio. Credete in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Cari fratelli e sorelle, vi ricordo c'è la liturgia delle ore, a partire dalle ore 9 dalla cattedrale, poi alle 10 questo momento di preghiera della Chiesa di Sant'Antonio, guidato da Don Carmine La Dogana, questa sera ecco la veglia pasquale alle ore 20. Domani avremo il nostro consueto appuntamento con le famiglie alle 18, ma prima ancora la messa di Pasqua alle 11 dalla cattedrale. Oggi a mezzogiorno darò il mio augurio di buona Pasqua a tutte le comunità della diocesi, intendo le comunità parrocchiali e le comunità civili, perché veramente la Pasqua porti speranza a tutti quanti. Sia una Pasqua di fede, sia una Pasqua di speranza, sia una Pasqua soprattutto di carità. Pensiamo in questi giorni ai poveri. Vedete, si sta facendo tanto bene, ma non possiamo celebrare degnamente la Pasqua se non abbiamo pensato in questi giorni o non pensiamo di realizzare nei prossimi giorni
almeno un piccolo dono, una piccola spesa, quella che è nelle nostre possibilità per i più poveri. Sentiremo davvero di avere alla nostra mensa il Signore nostro Gesù Cristo. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon sabato santo, buona preparazione alla veglia pasquale.